fa il pulcino. Cip cip cip. Pio pio! Da me fa pio. Lei vive in un mondo a sé. Comunque, questa è Arte Green, io sono Lisha. E io sono Ioana. Dato che abbiamo realizzato in precedente video la gallina, abbiamo detto facciamo anche pulcini, perché la gallina senza pulcini e senza l'ova non è gallina. La gallina senza scopo di vita. E sono realizzati con i rotoli di carta igienica. Se vi piacciono queste idee, iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green e seguiteci anche sui social. Materiale occorrente per questo laboratorio: cola a caldo, un pennello, colore giallo, un rotolo di carta igienica, cola vinilica, due bottoni neri per gli occhi, piccoli, mi raccomando, e poi un pezzettino di giornale dove trovate un po' di arancione per il becco del pulcino. O se no potete poi colorare anche le forbici. Ora prendiamo il nostro rotolo di carta che io prima, un pezzettino tagliato, ho spiaccicato, ho misurato, sono 7 centimetri. Qui dobbiamo in pratica prendere la misura di 7 centimetri. Quindi mettiamolo così e facciamo rigo. In pratica dobbiamo questo pezzettino qua tagliare perché ci deve venire un quadrato. Ora spiaccichiamo e dobbiamo incollarlo in questo modo. Poi anche se si stacca pezzettino si riattacca dopo, lo rigiriamo, dobbiamo incollare in questo modo. In pratica in questo modo viene una specie di piramide che anche se si ora staccato dopo si riattacca. Riattacchiamo. Allora in questo modo, vedete, abbiamo una piramide. Ora dobbiamo prendere colore giallo e colorare il nostro pulcino. Facciamolo asciugare e poi dobbiamo dare un'altra mano. Mentre facciamo asciugare il pulcino, allora prepariamo il becco del pulcino. Deve essere in modo piegato, in pratica deve essere due triangoli attaccati insieme. Per non colorare io ho scelto un pezzettino di giornale dove le arancione, l'ho tagliato due pezzi perché copriamo sia sopra sia sotto. Una volta tagliato becco, attacchiamo. Stessa cosa facciamo anche dall'altra parte. Se è qualcosa un pochino di più si taglia. Preparato allora becco e gli occhi, ora ridiamo un'altra mano. Una volta asciutto pulcino, prendiamo il nostro becco e incolliamolo dello spigolo. Mettiamo la colla e attacchiamo. E un altro. Ed ecco il nostro pulcino finito. Avete visto che era semplicissimo, ma veramente semplicissimo. Fare questi pulcini. Quindi li potete utilizzare anche per le vostre composizioni di Pasqua insieme alle uova. Allora, noi siamo pronti a fare un altro video. Speriamo che ci viene qualche altra idea. Abbiamo tante ancora. Non sappiamo cosa fare prima. Allora, se vi è piaciuto questo tutorial, iscrivetevi al nostro canale YouTube e seguiteci sui social. Allora, prossimo video. Ciao! Ciao.